Noi nella Chiesa, nella comunità cristiana, stiamo ricevendo la fede, stiamo ricevendo la vita eterna, la nuova vita, la vita del Figlio di Dio, la vita dell'agnello che ci porta a vivere come agnelli in mezzo ai lupi, esattamente come ha vissuto Cristo in mezzo a noi, l'agnello che viene in mezzo ai lupi, famelici, con giudizi, con stanchezza, con tanti problemi, con anche tanti peccati. E Cristo offre il suo sangue per noi, si offre, no? Offre la sua vita per noi, come un agnello. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Bene, abbiamo ricevuto questo agnello, siamo sposati con l'agnello, abbiamo vissuto le nozze dell'agnello. Dice San Clemente Alessandrino una cosa bellissima: e sempre l'amico dell'uomo, cioè Dio, indossa l'uomo, attenzione, indossa l'uomo per la salvezza dell'uomo. Prima ha indossato i profeti, adesso indossa la Chiesa. Ecco, è perfetto, perché nella Chiesa, nella nostra comunità cristiana, abbiamo sperimentato proprio questo, che Cristo ha indossato noi stessi, ha indossato te, ha preso la tua carne, per trasformarla nella carne di un agnello, pronta ad offrirsi. Ed è questa la luce che ci dona la parola di oggi, il Vangelo di oggi. Noi non abbiamo digiunato, non si può digiunare la domenica, non si può digiunare quando ci riuniamo in assemblea con i fratelli. Non possiamo digiunare, cioè noi siamo con lo sposo, partecipiamo alle nozze dell'agnello, siamo invitati al banchetto celeste, all'anticipo del banchetto celeste, ci uniamo al nostro sposo. Come puoi digiunare? È festa, sei una sola carne con lui, l'Eucaristia è il top, è lo zenith della vita cristiana, della vita della Chiesa, e noi, più dell'Eucaristia c'è solo il cielo. E noi questo stiamo imparando a viverlo, no? Lo viviamo, anche se non sentimentalmente forse, no? Alle volte non sentiamo nulla, ma quello si dà in noi. Però c'è la vita fuori dalla liturgia. Allora, Dio ha indossato l'uomo, ha indossato i profeti prima per annunciarci questo mistero, la predicazione della Chiesa. E che ci annuncia proprio questo, che Dio è amico tuo, Dio è un agnello che viene a fare l'agnello, che ti viene a dare la vita del servo di Yahweh, ti viene a dare la vita di Cristo. Nell'Eucaristia, nella liturgia, la parola si compie nei sacramenti e Dio indossa te, tu sei l'abito nuovo di Dio, perché Dio, cioè Gesù Cristo, cioè la sua natura, sia il tuo abito nuovo, quello con cui entrare nella vita, come un uomo nuovo, dentro di te scorre vino nuovo, per cui Cristo che tu hai indossato, che indossa te perché tu indossi lui, cioè che in questo scambio misterioso che è ogni liturgia, è il nuovo vestito, non è un vestito rattoppato. Noi nella Chiesa non sperimentiamo rattoppi, ecco, ah, c'è questo problema, bene, allora il Signore mi cuce una toppa lì e mette tanto una pezza su quella relazione, ah, ecco, hai problemi con la castità, bene, ecco la ta-ta-ta-ta-ta-ta, una bella toppetta e tu riesci a vivere castamente. Poi che succede? Che cadi e ti cade il mondo addosso. Stai cercando di impegnarti, vedi che c'è una toppa nella relazione con tua moglie o con tuo marito, poi esplodi per una situazione qualsiasi, entri in una crisi tremenda. Non è questo, è una cosa completamente nuova. Quello che noi viviamo nella Chiesa è la risurrezione, è una nuova creazione, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. E questo, fratelli, è la vita nuova che sottende alla parola di oggi, no? La vecchia relazione con Dio è sostituita da una relazione meravigliosa, perché Dio si è fatto carne. Dio si è fatto carne. Allora il digiuno, l'elemosina, tutte le pratiche sono importantissime per fare, perché i cristiani, con dei segni, che è anche il digiuno autentico, il digiuno dal fumo, il digiuno dal cibo, esprima che cosa? La difficoltà che tutti noi abbiamo di vivere nei giorni che ci aspettano, nelle relazioni, al lavoro, a scuola, vivere quel problema in ufficio, vivere l'umiliazione che ti dà l'altro, quando non ti capisce, l'altro no, niente, ti rifiuta. Digiuniamo. È un digiuno di affetto, è un digiuno di prestigio, è un digiuno di amore umano. E in quei momenti, come dice il Salmo, dov'è il tuo Dio? Dov'è il tuo Dio? Ti ripetono tutto il giorno, dov'è il tuo Dio? Quante volte intendiamo risuonare questa cosa? Dov'è? Dove sta? Non lo vedi? Allora entri come una vedova, sei sposa, perché la vedova è sposa, no? La vedova ha un marito che è passato in cielo. Così la Chiesa, che nell'Eucaristia grida Maranatà, che vuol dire il Signore è qui, ed è la professione di fede di fronte a transustanziazione, no? Subito, mistero della fede. E la Chiesa primitiva gridava Maranatà in aramaico. Solamente con lo spostamento di un accento può significare il Signore è qui, cioè io lo vedo perché? Perché lo vedo dentro di me, lo vedo vivo dentro di me. Mi ha fatto perdonare quel fratello, lui ha rivestito me, lui si è rivestito di me perché io mi rivestissi di lui, e allora ora posso perdonare, sono felice, sto in comunione con questi fratelli. Ma anche significa il Signore viene, aspettando la sua venuta. Celebriamo la sua morte e la sua risurrezione in attesa della sua venuta. E lui viene, verrà l'ultimo giorno, verrà nel giorno della nostra morte, ma verrà anche in situazioni concrete, difficili, che Cristo ha rivestito, perché è amico tuo.
come diceva San Clemente di Alessandria, Alessandrino. Ha rivestito, perché amico tuo, ha rivestito la tua vita. Allora tu puoi entrare con un vestito nuovo laddove per il mondo che non conosce Cristo è impossibile. Tu puoi riconoscere in quella situazione un altare, perché quella Eucaristia che hai vissuto, quel matrimonio, quelle nozze mistiche, ma perfettamente autentiche, perché? Perché tu sei diventato Cristo e Cristo è diventato te. Quella stessa Eucaristia tu la vivi come una vedova, attendendo la venuta di Cristo nella vita di tutti i giorni, per celebrare nozze differenti. Cristo si dona a te nell'Eucaristia, tu ti doni con Cristo nella vita di tutti i giorni. E questo è il mistero grande, è il vino nuovo, i nostri nuovi, è la nuova relazione con Dio, che si compie nella storia di tutti i giorni, che non è confinata al sacro, non è confinata ai momenti di preghiera, non è confinata all'adorazione eucaristica, alle processioni, alle liturgie, no, tutta la vita diventa una liturgia. E questo è il senso più profondo. Allora digiunerà, perché? Perché tu sperimenterai quasi che ti è stato tolto. Quando l'altro ti viene con un fendente lì, con un'offesa, quando l'altro ti fa le scarpe, quando l'altro ti insulta, tua madre non ti capisce, tuo padre magari ti picchia pure, o quando succedono situazioni difficili, quando vedi che non riesci ad avere un figlio, quando tuo figlio si scappa di casa, in qualsiasi situazione, quando come prete vivi tante fallimento, sei stato dietro a quella persona e poi alla fine quella donna ha abortito, quella donna ha divorziato, hai speso lì ore e ore, lì c'è l'altare. Questo è il vestito nuovo, occhi nuovi per un cuore nuovo, per una mente nuova, che riconosce in tutto l'occasione perché venga distrutto l'uomo vecchio. Certo che è questo, certo, la vedova è quella che vive la purificazione per entrare in un amore nuovo, in una relazione nuova, una relazione pura, autentica col suo sposo. Allora viviamo in questa tensione continua, questo sta dicendo il Signore. Il cristiano vive una religione nuova, religione, religo, cioè una relazione nuova con Dio, che non è confinata, ripeto, agli spazi sacri, ai luoghi sacri. La cattedrale è il mio posto di lavoro, la mia parrocchia, la chiesa della mia parrocchia, la cappella dove io mi ritiro a pregare tante volte, è mia moglie, mio marito, i miei figli, è mia suocera, è il collega di lavoro, è il capo, è il fidanzato, la fidanzata, è l'ospedale o l'ospizio, è la mia solitudine, sono i miei acciacchi. Tutto questo perché in tutto appare un altare dove l'agnello di Dio che si è sposato con me si offre in me, perché ha rivestito me e io ho rivestito lui. Il suo sangue scorre dentro di me, vino nuovo da offrire, come un frutto squisito della Pasqua che noi viviamo nella liturgia, nel matrimonio con Cristo, nelle nozze dell'agnello. E offriamo questo sangue a chi c'è accanto, e ci rapisce la vita. Questa è la meraviglia di vivere la vita nuova, la vita del cristiano. È già il non ancora, non viviamo in pienezza, camminiamo in un deserto. Ma la sposa non dubita di essere sposata, non dubita che ci sono state delle nozze, che si è unita al suo marito, vero? Solo aspetta di rivederlo, solo aspetta... Ecco, è la stessa tensione che noi viviamo ogni settimana, ogni relazione, ogni situazione, con questi occhi pieni di amore, l'amore del nostro sposo, che non ci abbandona, anche se non lo sentiamo, anche se è un deserto, anche se veramente sembra che ci è tolto nella carne, vorremmo vederlo, toccarlo, vorremmo baciarlo, vorremmo sentire una parola, magari non sentiamo nulla, camminiamo nella notte oscura, ma... come Madre Teresa di Calcutta, come Santa Teresa d'Avila, come San Giovanni della Croce, come tanti santi, come Padre Pio, vivendo lì nel silenzio forse di Dio, ma con là dentro la certezza che Lui ci ama, la certezza che viene dal vivere una vita nella pace, di non rispondere al male col male, cioè di entrare lì dove nessuno può entrare, nella storia, nei fatti, vedendo lì un altare che ci aspetta. Questa è la prova concreta che anche se non sentiamo niente, se non proviamo niente, a livello sentimentale, a livello umano, Cristo è vivo e presente. C'è un vino nuovo, i nostri nuovi, c'è un vestito nuovo che abbiamo rivestito, la veste bianca del battesimo, lavata nel sangue dell'agnello, che ci permette di entrare in ogni evento, in ogni fatto, con la certezza che in tutto Dio ci aspetta, in tutto viene Cristo, torna Cristo a prenderci, a unirsi con noi in una maniera completamente diversa, esattamente come una vedova vive in una relazione diversa col suo marito. Questa relazione nuova, questa novità che dovrà sempre scoprire una vedova, che dovrà imparare a vivere, essendo sconosciuta, qualsiasi relazione è una novità costante, ma per una vedova questo vale ancora molto di più. Una vedova prima era abituata ad appoggiarsi in una certa forma a suo marito, per esempio le sbrigava le pratiche, portava avanti alcune cose della casa, della famiglia, che ora forse toccano a lei, deve imparare a passare le serate. Deve imparare a stare a letto la notte da sola, cercherà suo marito, sentirà come se fosse vivo, ed è vivo, in lei è vivo. Accade un pochino come quando ti amputano una gamba, dicono che chi ha avuto una gamba amputata ancora sente, è come se la gamba fosse presente.
una relazione nuova, misteriosa, al di là della carne. Dice San Paolo, anche se ho conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosco più così, perché la carne di Cristo adesso è la carne del fratello, è la storia che si dipana davanti a me, misteriosa, ostile, che racchiude una solitudine profonda nella carne, una purificazione, ma dentro questo scrigno, dentro questo mistero che è anche di dolore, che è anche di sofferenza, che è anche di mancanza, si nasconde la eternità, perché odre e vino nuovo si conservino. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Lo sposo ha scelto la sposa, non la sposa ha scelto lo sposo. Lo sposo ha dato tutto per la sua sposa, l'ha scelta, l'ha amata, l'ha purificata, l'ha sposata, si è unita a lei, l'ha unita a lui. Le ha donato tutto, la sua vita, la vita eterna, e ora la sposa porta questa vita dentro, questa vita incorruttibile che ha ricevuto in eredità. Dunque non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, vi ho costituito, vi ho sposato, vi ho fatto una sola cosa con me, perché andate nella storia e nella vita di tutti i giorni e portate il frutto della vite, il frutto della terra promessa, l'anticipo, il segno, la caparra, il souvenir della terra promessa, la prova per tutto il mondo che esiste la terra promessa, che esiste il cielo e si vede in questo vino nuovo, racchiuso in otri nuovi, nella vita stessa della sposa, nella vita della sposa che è la Chiesa e nella vita della sposa che sei tu, che sono io, vedova ma unita profondamente e misteriosamente al suo sposo che è nel cielo.